E adesso cambiamo argomento, anche notizie più leggere. Sono infatti appena arrivati a Catania i 122 studenti dell'Erasmus che studieranno all'Università di Catania. Il coordinatore del progetto ci illustra gli scopi. E la carica degli studenti Erasmus che tra qualche giorno cominceranno a frequentare i corsi universitari insieme ai loro colleghi catanesi. Il professor Andrea Rapisarda, delegato del rettore per l'internazionalizzazione e anche coordinatore del progetto Erasmus per l'Ateneo di Catania, questi flussi di studenti e di finanziamenti li gestisce per conto del rettore. Abbiamo ragazzi che vengono appunto dalla Germania, dalla Spagna, come sempre, ma anche dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dall'Austria, dalla Grecia, insomma dall'Inghilterra chiaramente. E abbiamo anche ragazzi che sono qui, che vengono dal Vietnam o anche da altri paesi, ragazzi americani. Il bello dell'Erasmus è proprio questo, cioè non si pagano le tasse nel paese dove si va, si pagano nella propria università. Questo periodo è come se fosse un'estensione della loro carriera universitaria che invece di svolgersi a casa si svolge in un altro ateneo convenzionato. Tra pochi giorni i 122 stranieri che saranno ospiti a Catania cominceranno a vivere la stessa preziosa esperienza di scambio culturale che i 380 catanesi vivranno nei 15 paesi che presto li ospiteranno. Un'esperienza fatta non soltanto di lezioni frontali in aula, ma anche di tirocini in facoltà e in azienda e di programmi culturali specifici. Obiettivo è formare i cittadini europei di domani. Erasmus non è soltanto studio universitario, è anche opportunità di lavoro. Sì, nel senso che per Erasmus si parte sia per dare delle materie all'estero o fare la propria tesi di laurea, ma anche per fare del tirocinio. E questo è in crescita, partiranno circa un centinaio di ragazzi e ne arriveranno altrettanti e andranno a svolgere appunto un'attività di tirocinio presso non solo università, ma anche aziende e spesso queste si trasformano in possibilità di impiego. Quindi è fondamentale, i ragazzi lo sanno benissimo e speriamo di poterne farne partire molti di più.